Molto grande mistero. Cosa ti piace di Napoli? Mi piace la mare, mi piace la città di Napoli, perché se tu sei bravo come la città di Napoli, la città di Napoli ti danno le belle cose. Sono che sei Blondette Maxime, sono arrivato in Italia. La Costa d'Avorio è un bel paese, e in Costa d'Avorio ho la famiglia lì, ho fatto la scuola di calcio e io sono arrivato in Europa dopo 3 mesi, ho avuto la guerra. E ho lasciato il mio paese. Oggi io sono un po' triste per la Costa d'Avorio, perché dopo la guerra la vita è dura. E oggi ho avuto la guerra lì, tanti hanno perso la casa, hanno perso il lavoro, donc la vita è molto molto difficile tutti i giorni, è molto difficile. Come noi siamo qua, la gente chiamano, non mandiamo un po' di soldi, aiutami, perché la salute non bene, perché ha avuto la guerra, donc c'è tanti, la salute dei tanti non sono bene, donc tutti i giorni. Dopo la partita, quando io sono a casa, penso alla famiglia, come vivono loro. Sono un po' triste per loro. Grazie all'Afro Napoli e i figli di Napoli, io sono felice. Calcio per me è il mio lavoro, perché ho amato il calcio da piccolo. L'Afro Napoli che cosa è per te? L'Afro Napoli è la mia squadra e è la mia famiglia, perché oggi io lavoro per l'Afro Napoli. Se in Italia io sono da solo, io vivo a Sant'Antimo come un pastore. Napoli per me è una grande città. Io sono arrivato a Napoli e ho avuto la fortuna d'essere campione di AGS. E oggi io sono ancora primo di la seconda categoria. Sì, l'Afro Napoli è una squadra antirassista. Una squadra che aiuta gli immigrati a mettere in questo mondo il nostro sogno, e aiuta tanti ragazzi a trovare documenti, a trovare lavoro, a trovare una vita meglio. La mia madre, lei mi manca molto, perché io sono il figlio unico. Donc quando vedo i miei amici come loro madre, penso alla mia madre. E io sono felice perché lei si sente ancora bene, lei è ancora viva.